Eccomi qua. Oggi vi voglio proporre una torta che sa proprio di autunno. Oggi è una domenica un po' uggiosa, direi, e quindi voglio realizzare questa torta che è velocissima, pensate, in 10 minuti di preparazione, più cottura in forno e la vostra torta sarà pronta. Ho già preparato tutto perché ricordatevi, per avere una buona riuscita di ciò che vorrete realizzare, dovete avere tutto, tutto a portata di mano. La cucina è sempre ben pulita, tutto in ordine per avere successo in cucina. Vi mostro subito gli ingredienti che, vi ripeto, ho già preparato. Quindi qui avrò 2 uova a temperatura ambiente. Io utilizzo solamente uova medie, quindi sono a temperatura ambiente. Poi avrò 200 g di farina 00 che ho già setacciato, più ho già inserito la bustina di lievito, anche questo setacciato. Poi ho 150 g di zucchero semolato, 125 g di yogurt naturale senza lattosio. Questo perché? Perché ultimamente tantissime persone ne sono intolleranti, con questo va bene per tutti. 70 g di olio di semi o di mais o di girasole, come voi preferite. Un cucchiaio di liquore strega, perché? Perché questo naturalmente è il mio liquore che non manca mai in tutti i miei dolci. O perlomeno quasi mai. Scorza di un limone non trattato, questo naturalmente è il mio limone. Poi stampo a cerniera, imburrato e infarinato, estratto di vaniglia, se siete sprovvisti potete utilizzare tranquillamente o i semi di una bacca oppure una bustina di vanillina. E infine, ripeto, questa torta così soffice, senza burro, sarà realizzata con le pere, quindi ho fatto, voi potete decidere, ancora ci sono queste perette che sono veramente una delizia, altrimenti le pere abate. Quindi, se le farete con queste piccole pere, piccole così, ve ne serviranno 5, 5, 6, altrimenti ne basteranno 4 perché questa dimensione praticamente è molto più grande. Quindi io in questo caso oggi ho utilizzato queste piccoline, quindi ne utilizzate 3 fatte a pezzettini e 2 fatte a spicchi che andranno messe poi in tutta la circonferenza della torta a raggio. Procediamo. Quindi le uova, ripeto, sono già a temperatura ambiente, ho preso lo sbattitore e comincio a lavorarle piano piano. Stanno cominciando a diventare belle gonfie, verso lo zucchero semolato tutto in una volta e continuo a usare lo sbattitore elettrico. Potete usare anche una frusta a mano, volendo, o una planetaria. Guardate come è venuto il composto, bello, spumoso e gonfio. A questo punto verserò gli altri ingredienti tutti insieme, che quindi partirò dall'olio, che lo verso tutto,
lo yogurt, ripeto, senza lattosio, bianco, quindi questo lo verserò tutto. Messo tutto, metterò tutta la scorza del limone, mi aiuto con un cucchiaino. Poi il liquore strega e infine un cucchiaino di estratto di vaniglia, lo metto tutto. E continuo a lavorare bene il composto. Amalgamati bene, prendo la ciotola dove ho messo la farina e il lievito setacciati, però come potete vedere il lievito avete visto che è in superficie perché l'ho inserito dopo, quindi ora con una spatola le polveri vanno mescolate delicatamente. Questo è un ottimo passaggio perché facciamo prima, non ci scordiamo le cose, come ripeto, perché dovete metterle tutte in fila sul piano da lavoro, così non vi dimenticate niente. Continuo a mescolare bene le polveri e poi poco per volta, a più riprese, andranno versate all'impasto. Procediamo. Quindi, velocità sempre media con lo sbattitore. Metto un po' di farina, non troppo alta perché altrimenti la farina inonderà tutta la cucina di polvere. Guardate che bellezza, quindi levo lo sbattitore elettrico, faccio un po' di pulizia qui in cucina, sul piano da lavoro, così si lavora meglio, prendo la spatola, raccolgo bene intorno alla ciotola la farina che è rimasta, e continuo a mescolare facendo questi movimenti lenti dal basso verso l'alto. Così. Nel frattempo vado subito ad accendere il forno. Ok, il forno è acceso, continuo a mescolare bene,
raccolgo bene, pulisco bene la ciotola. Prendo le pere che ho fatto a pezzettini e le metto tutte qui. Mescolo in modo che i pezzetti di pera vengano incorporati bene all'impasto. Si sente un profumino, questo liquore strega. Ve lo consiglio. Rende proprio i dolci particolari. Ne basta un goccio che anche i bambini lo possono tranquillamente mangiare, i dolci che faccio. Ora che ho fatto tutto, prendo lo stampo, ripeto, imburrato e infarinato, questo è uno stampo da 22-24 cm di diametro a cerniera. Verso tutto l'impasto. Pulisco bene la ciotola, che anche qui non ci deve rimanere niente. Prendo pere che ho fatto a spicchi e quindi le metto senza affondarle, solamente appoggiarle. Una così, lascio un po' di posto, non dovranno essere tutte attaccate. Così. E due qui al centro. Non troppo attaccate. Poi prendo lo zucchero semolato, prendo un cucchiaio. Questo è facoltativo, però io ve lo consiglio. Quindi riempite il cucchiaio e cospargete la torta così. Fa quella crosticina che è veramente gradevole. Metto tutto, quindi un cucchiaio scarso, ripeto, senza esagerare. Questo punto la torta è pronta per essere messa in forno. Dovrà cuocere in forno preriscaldato, modalità statico, a 180 gradi per circa 45 minuti nella parte media del forno. Fate sempre la prova dello stecchino prima di sfornarla perché ogni forno è a sé. Noi ci vediamo dopo. Ora la metto subito in forno. Si sentirà un profumo oggi qui a casa mia. A dopo. Ecco qua il dolce soffice con pere appena sfornato, quindi è stato già raffreddato. E ho già messo lo zucchero a velo in superficie. Questo lo potete mettere o non mettere perché ci sono persone che non piace. A me comunque piace perché è buono. Lo zucchero a velo lo trovate anche nel mio blog, quindi lo potete realizzare anche voi. Intanto sentiamo com'è venuta questa splendida torta così soffice e così autunnale in questa giornata. Un po' soleggiata e un po' con pioggia. Pensate, io oggi ho visto anche un arcobaleno bellissimo. Allora, affondiamo il coltello.
Eccola qua. Soffice, vedete? Sentiamo com'è venuta. Buonissima, delicata, con questi pezzetti all'interno di pera che richiamano proprio l'autunno, è veramente straordinaria. Ma guardate, veramente si intravedono i pezzetti di pera all'interno. E guardate quanto è soffice. Chiaramente se la farete con le pere più grandi rimarrà più in superficie, altrimenti quelle piccine tendono sempre comunque ad affondare. Ma guardate quanto è buona. Ora me la gusto tutta, accompagnata ad un bel tè caldo, magari alla menta, che io gradisco molto la menta. E vi ricordo che la ricetta tutta scritta e dettagliata la trovate nel mio blog, che vi ricordo è www.monicaincucina.it. Io vi aspetto presto con nuove ricette. Ciao da Monica!